Sono parole struggenti e al contempo piene d'amore, quelle abbandonate sulla carta di un vero documento umano. Un testamento dello spirito, scritto respirando l'aria rarefatta dell'Ortigara, intrisa dell'odore di guerra. Su quella carta c'è una parte dell'anima di un uomo, prima ancora che tenente, di un torinese di 20 anni, Adolfo Ferrero. Di un eroe che ha saputo scaldare nel cuore, tenendoli insieme, patria e famiglia. giugno 1917, ore 24. Cari genitori, vi scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire. Non ne posso fare a meno. Il pericolo è grave, imminente. Avrei un rimorso se non dedicassi a voi questi istanti di libertà per darvi un ultimo saluto. Voi sapete che io odio la retorica. No, no. Non è retorica quello che sto facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di sole. Sento le mie ore contate. Presagisco una morte gloriosa ma orrenda. Fra 5 ore qui sarà l'inferno. Tremerà la terra, s'oscurerà il cielo, una densa caligine coprirà ogni cosa. E rombi e tuoni e boati risuoneranno fra questi monti, cupi come le esplosioni che in quest'istante medesimo odo in lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso, piove. Vorrei dirvi tante cose, tante, ma voi ve le immaginate? Vi amo tutti, tutti. Darei un tesoro per potervi rivedere, ma non posso. Il mio cieco destino non vuole. Penso in queste ultime ore di calma apparente a te, papà, a te, mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore. A te, Beppe, fanciullo innocente. A te, oh Adelina. Addio. Che devo dire? Mi manca la parola. Un cozzare di idee, una ridda di lieti, tristi fantasie, un presentimento atroce mi tolgono l'espressione. No. No, non è paura, io non ho paura. Mi sento ora commosso pensando a voi, a quanto lascio. Ma so dimostrarmi dinanzi ai miei soldati calmo e sorridente. Del resto, anche essi hanno un morale elevatissimo. Quando riceverete questo scritto, fattovi recapitare da un'anima buona, non piangete e siate forti, come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto per la patria non è mai morto. Il mio nome resti scolpito indelebilmente nell'animo dei miei fratelli. Il mio abito militare e la mia fidata pistola, se vi verrà recapitata, gelosamente conservati, stiano a testimonianza della mia fine gloriosa. E se per ventura mi sarò guadagnata una medaglia, resti quella a Giuseppe. Oh genitori, parlate. Fra qualche anno, quando saranno in grado di capirvi i miei fratelli di me, morto a 20 anni per la patria. Parlate
parlate loro di me, sforzatevi a risvegliare in loro ricordo di me. Ma è doloroso il pensiero di venire dimenticato da essi. Fra 10, 20 anni forse non sapranno nemmeno più di avermi avuto fratello. A voi poi mi rivolgo. Perdono, vi chiedo, se v'ho fatto soffrire, se v'ho dati dispiaceri. Credetelo, non fu per malizia, se la mia inesperta giovinezza vi ha fatti sopportare degli affanni. Vi prego, volermene perdonare. Spoglio di questa vita terrena, andrò a godere di quel bene che credo essermi meritato. A voi, babbo e mamma, un bacio solo che vi dica tutto il mio affetto. A Beppe, a Nina, un altro. Avrei un monito. Ricordatevi di vostro fratello. Sacra è la religione dei morti. Siate buoni, il mio spirito sarà con voi sempre. A voi lascio ogni mia sostanza, è poca cosa. Voglio però che sia da voi gelosamente conservata. A mamma, a papà, lascio il mio affetto immenso. È il ricordo più stimabile che posso loro lasciare. Alla mia zia Eugenia il crocefisso d'argento, al mio zio Giulio la mia Madonnina d'oro la porterà certamente. La mia divisa a Beppe, come le mie armi e le mie robe. Il portafoglio con lire 100 lo lascio all'attendente. Vi bacio. Un bacio ardente di affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo. Saluti a zia Amalia e Adele e ai parenti tutti.